Io già sto vedendo le orde di colleghi che protesteranno su questo tema e che diranno: allora tu sei per i counselor filosofici, eccetera. Però sono d'accordo. Non so se lo psicologo non abbia certe competenze, però sono d'accordo su una distinzione tra l'aspetto più clinico e l'aspetto, come tu l'hai chiamato, più esistenziale. Due sono dei temi di cui dobbiamo parlare anche per distinguere l'opposto. Perché ti dico questa cosa: ho sentito credo che fosse, sì, un'intervista a Galimberti, che apprezzo tanto su tante cose. Non sono d'accordo su tutto, però devo dire mi piace su molte cose. E lui riportava questa cosa, vado un pochino a memoria, dove un giudice aveva dato ragione a un gruppo di counselor filosofici, che credo guidati da lui, o comunque in qualche modo lui c'entrava in qualche modo, che erano stati invece, non so se portati in giudizio è il termine corretto, però capiamoci, da degli psicologi. Perché si stavano occupando del tema del lutto, di problematiche connesse al lutto. E il giudice diede ragione ai counselor filosofici dicendo, cito a memoria le parole di Galimberti, che quando si parla di morte, chi meglio dei filosofi? Io non posso pensare a una figura più corretta, più adeguata di quella del filosofo. E io avrei voluto ribattere, non ero, era un'intervista su un video, quindi non potevo farlo, dicendo: sono d'accordissimo che se parliamo di morte, il filosofo forse ne ha più del, probabilmente, sicuramente ne ha più dello psicologo da raccontarne, ma se parliamo di lutto e della condizione clinica del lutto, stiamo parlando di qualcos'altro. Quindi il discorso che fai tu al rovescio, no? Separare certi confini. Ecco, su questo io sono d'accordissimo, nel senso che la morte di qualcuno può avere comunque delle conseguenze, delle implicazioni cliniche e di quello deve occuparsi lo psicologo, ma quando ti arrivano, come arrivano tutti, persone in studio che ecco, appunto riportano questo problema, tu non puoi comunque rispondere in modo esaustivo a tutta la problematica. Ne rispondi nei termini clinici, quindi in qualche maniera fai sì che quell'evento traumatico non abbia conseguenze cliniche, o comunque le conseguenze cliniche siano in qualche maniera riassorbite, ma non la puoi esaurire perché rimanda a questioni esistenziali rispetto alle quali devi saperti fermare. Ma questo per tanti problemi, tutti i problemi tipo reattivo, ma anche quelli che riguardano i rapporti di coppia. Ecco, io ho ben presente quando poi in terapia a un certo punto mi fermo e esaurito l'aspetto clinico, gli rimando a cercare risposte nella vita vera, non nel rapporto artificiale con uno psicologo, perché poi di fatto ecco, non ho conoscenze migliori degli altri per rispondere sul piano esistenziale, sono come tutti gli altri. Sull'aspetto tecnico-scientifico penso avere delle competenze più dell'uomo della strada, ma sulla questione, il senso della morte, io sono come il passante della strada. E quindi ecco, io ho ben presente quando nelle terapie a un certo punto mi fermo e in qualche maniera l'indirizzo verso altro e quindi a cercare risposte nella letteratura, nell'arte, nella filosofia, nella religione, dove loro si sentono in qualche maniera più affini. Ecco, siccome questo lo psicologo deve avere ben presente come limite in cui proprio si ferma e dice: io fino a qui ti ho portato, posso arrivare fino a qui, oltre io sono come tutti gli altri, quindi cerca ciò che ti è più affine. Mamma mia Fabio, guarda, questo video già te lo dico, verrà preso come manifesto dai counselor filosofici per dire. Però Guarda, è giusto, io cioè. su questo dico solo questa cosa. Io penso che noi ci lamentiamo che i counselor ci hanno rubato e sconfinano, ed è vero, molte volte succede perché io trovo persone con disturbi alimentari che sono stati 3 anni da un counselor ed è sicuramente una cosa inaccettabile, però è altrettanto vero che noi psicologi spesso sconfiniamo da loro. Parliamo di esistenzialismo senza avere. Sì, magari abbiamo fatto
Sicuramente qualcosa abbiamo fatto perché poi psicologia è ancora come facoltà intrisa di elementi di filosofia, però è diverso dall'aver affrontato certe tematiche. Poi c'è anche una questione di etica, come hai detto tu, e soprattutto, ora non ci voglio entrare troppo dentro, però si ricollega a un altro grande tema del tuo libro, che è la differenza tra le posizioni moderniste e quelle postmoderne. E dice c'è una questione di etica perché un conto è fare una terapia, lavorare in un ambito clinico e quindi avere a che fare con concetti di sanità e normalità, che sicuramente possiamo definire e ridefinire, soprattutto a seconda della posizione che utilizziamo. Un conto è invece avere a che fare, come dici tu, se ho comprato bene, con delle posizioni più di tipo esistenziale che non c'è proprio la possibilità di definire un'oggettività, una normalità, una sanità, men che mai. Ok, interessante. Andiamo però su un pochino più sul discorso delle epistemologie, no? In particolare di queste due grandi visioni, quella modernista, postmodernista o anche quella strutturalista, poststrutturalista. Io mi sono fatto un'idea anche leggendo il tuo libro, leggendo un pochino di cose, mi sembra che ci troviamo in una dicotomia anche qui, dove non abbiamo ancora un'idea precisa che forse la via di mezzo è quella giusta. Nel senso, parliamo in particolare di strutturalismo e post-strutturalismo. Noi in una chiacchierata ci eravamo fatti al telefono, avevamo affrontato questo discorso. Come se fosse una la strada migliore rispetto all'altra, però in realtà forse un po' come, questo ci rifletto qualche settimana fa, un po' come il famoso dibattito che noi ormai tutti consideriamo superato perché quando lo andiamo a studiare all'università, noi psicologi, ne leggiamo il superamento, che era quello tra geni e ambiente, e che poi in realtà le neuroscienze hanno riattualizzato, va bene. Mi sembra che rispetto a questa posizione epistemologica ci troviamo in un ambiente simile. Poststrutturalismo no, meglio lo strutturalismo no. In realtà forse a volte è meglio uno strumento, a volte l'altro. Qual è la tua posizione? Ecco, a me convince molto, ecco, l'analisi che poi viene fatta da diversi anni, ecco, più che di strutturalismo, post-strutturalismo, ecco, mi torna come configurazione il passaggio che viene descritto tra modernismo e postmodernismo. Ecco, io credo che in questo senso gli psicologi, la psicologia è stata più realista del re nel modo di concepire la realtà. Nel senso che all'interno della fisica è ormai chiaro che l'idea di oggetti che esistono è una forma di metafisica e come tale viene rifiutata. Insomma, dalla teoria dei quanti in poi è chiaro che l'idea stessa di realtà sfuma e quindi viene meno la divisione tra soggetto e oggetto. Ecco, la psicologia, se vuoi, fatica su questo dopo, diciamo, come dire, la grande svolta degli anni 70, il paradigma della complessità, il costruttivismo, ecco, sembra che però non l'abbia mai fatta definitivamente questa svolta. E io Perché secondo te? leggevo come Non finisci poi dimmi perché secondo te? Te lo dico, ecco, subito, secondo me più che altro perché c'è questa seduzione, questo, tra virgolette, senso di, passami tra quattro virgolette, questo senso di inferiorità endemico che ci portiamo, per cui, ecco, la psicologia ha sempre guardato con un occhio di ammirazione l'oggettività della medicina e in questo senso abbiamo sempre cercato di scimmiottare per certi aspetti le scienze mediche. Ora questo è diventato, ecco, una tendenza ancora più forte, si diceva l'altra volta al convegno, una settimana fa, ecco, con queste degenerazioni dei saperi neuro, e quindi c'è un po' questa tendenza a farlo ancora di più. Io credo che sia proprio una fase storica. Ecco, la psicologia ha sempre tentato di legittimarsi come scienza scimmiottando la medicina.